sono quelli, i paghi da sita. I paghi da sita, come vuoi fare per fare il pollo, la gallina, puoi fare il pulcino, la fomba, cosa dice quello il filugello? Il filugello quando respira, non ha respiro come respiriamo noi, ma respira sputando. Loro fanno. Allora piazza dello scherzarino. Perciò si chiama piazza dello scherzarino. Molti invece perché degli assi, come c'era la fontana, era la fontana. Mo arriviamo al 1902, stiamo andando avanti, però è arrivato a un certo punto, fermo, che se no qua parla come ho fatto da scuola, ma la loro è 3-4. 1902, per noi è una data memorabile, perché è la data in cui è stata cantata per la prima volta Torna a Sorrire. È vero, ma non era la Torna a Sorrire attuale. Torna a Sorrire è stata scritta da Gian Battista De Curtis e musicata dal fratello nel 1894. Cioè, come ho fatto per dire questo? Perché io sono andato all'archivio, alla Biblioteca Nazionale di Napoli, in un fondo particolare. Mi sono fatto fare la copia fotostatica di un pamphlet della Bideri in cui ci stanno 7-8 canzoni napoletane, tra cui ci sta Torna a Sorrire. E sotto sta scritto copyright Bideri 1894. Quindi la data non si dice, però non è stata mai cantata. Nel 1902 era preannunziata la visita a Sorrento di Zanardelli, presidente del Consiglio dei Ministri, che venne a Sorrento provenendo da Capri. Perché lui andò a Capri a fare visita a Capri e al sindaco di Capri, che era il padre del nostro ex arcivescovo signor Serena, e poi venne a Sorrento. Quando venne, doveva venire a Sorrento, venne a Sorrento, fece il giro per la città, poi andò all'aperto, va bene. Il sindaco di allora era tramontato e quindi ospitava Zanardelli del suo orbello. Disse con Giovanni Battista De Curtis, che era un pittore di stanza, che affrescava e stava affrescando le camere dell'albergo. Infatti se voi andate giù al tramontano e vedete nel salone grande stanno ancora gli affreschi che sono di Gian Battista De Curtis, e insegnava alle figlie di tramontano, Flora, Giulia eccetera, disegno, insegnava il disegno. Infatti io ho alcuni dipinti ad acquarelli delle tramontane che mi fu sottratta dal nipote da Mario, che erano state fatte quando Gian Battista molto insegnava loro il disegno. E disse Gian Battista, vedi chi m'ha fatto, perché mo vedo così lento, dobbiamo fargli una canzone, fare una serenata, qualche cosa. Vabbè, lui prese la canzone Torna a Sorrire scritta nel 1894, ci aggiunse nella prima parte una strofa, nella seconda parte un'altra strofa che di dedizione a lui, e la cantarono. Un bel momento c'è stata una polemica giornalistica che diceva che Torna a Sorrire è stata fatta per la prima volta nel 1904. Allora io disse, state sbagliando tutti quanti, le date sono queste, la storia è questa. Difatti, fatte le ricerche, ho trovato, vi ho detto, questo documento là, e ho trovato, in quell'occasione ho fatto una cartolina con la canzone Torna a Sorrire, con l'aggiunta della strofa che aveva fatto per Zanardelli. 1902, tipo il posato. E allora, 1902, bene. E qual è stata la storia? Vedete, quando dice il resoconto della venuta di Zanardelli a Sorrento, che quando lui arrivò, andò in camera, si cambiò e scese per andare nella sala da pranzo. Dice il giornale, che io ho trovato il giornale del 1902, come li ho trovati? Voi sapete che l'avvocato Mario Tramontano è stato per molti anni al mio studio. Quando decisi di non venire più, io cercai di mettere in ordine la scrivania dove lui operava. In un diretto trovai una busta formata da protocollo giallo sotto Perlino, ma mai data. Tengo la dico, forse mi hanno liberato, non me l'hanno data. Ma data prima sta tutto, e che trovo? Una ventina di ritagli di giornale del 14, 15 e 16 settembre 1902.
Randelli è venuto a Stoccarda il 16 settembre. C'è sta scritto il menù, che cosa ha mangiato Randelli, come si è svolta la manifestazione. E queste giornate non sono solo giornali napoletani, ma giornali anche dell'attività, perché Randelli era di Brescia, quindi le notizie saranno portate pure là. Tutti questi ritagli, dove c'è tutto il fatto? E ti racconta che Zanardelli, nell'accedere alla camera, alla sala da pranzo, in una terrazzino a margine, un'orchestrina suonava attorno a suo figlio. La cantata, una studentessa del conservatorio di Napoli, si chiamava Maria Cappiello, cantava questa cosa. E questa canzone ha cosa? A Zanardelli piacque molto. Tanto è vero che quando a finire pranzo ci fu il benvenuto, il sindaco di Sorrento, nel rivolgersi a Zanardelli, disse: a me interessa solo una cosa, che voi possiate, io qua non vi parlo di problemi della città, non è questo il tempo e il buco. Ma a me basta che portate il ricordo di Sorrento per la gioia che vi date ai sorrentini che vi hanno applaudito e dalla canzone che avete ascoltato. Mi rispose: guardate, dopo, dicono i giornali, il andò nel Teatro Tasso, dove ci fu uno spettacolo di musica e di canzoni, e Giovanni Ambrosini sarebbe il bisnonno di Francesco, quello che c'è sta adesso, padre Cicillo, che era tenore e non era basso come o figlio e come il nipote. Ebbene, cantò di vedere Donna Sorrentina. Il giorno dopo Zanardelli va a far visita al senatore Colossimo, che sarebbe il suocero di Cosenza di Medi, voi sapete a Medi Villa Cosenza, il suocero di Cosenza era Colossimo, era senatore del Regno. Andò a fare visita al senatore, ritornò, andò a far visitare l'istituto d'arte, poi andò e ricevette i sindaci del comprensorio, visita l'istituto d'arte, poi pranzò, dopo pranzo andò al deserto per vedere lo spettacolo dei due golfi, scese e partì. Perché gli ho raccontato questo? Perché nel 1954 un giornalista di Piano di Sorrento, Michele Paduzzo, che era abilissima a inventarsi le cose, fece uscire un articolo sul Messaggero di Roma in cui disse: Torno a Sorrento non è stata cantata, è scritta per una, non è una canzone d'amore, come invece si vede dalle parole dei versi, ma è stata fatta per avere l'ufficio postale dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È vero che tu chiedi l'ufficio postale, ma non è una canzone,